troppo tempo il mattone di vetro è stato considerato dall'industria edilizia un prodotto povero, utilizzato solo per risolvere situazioni di carenza di luce. Da tempo, Seves, con la sua divisione Seves Glass Block, ha trasformato il vetro cemento, trasferendo in questo prodotto tutta l'esperienza tecnologica più avanzata, lavorando sulla purezza, brillantezza, trasparenza e resistenza del materiale e aggiungendo inoltre per prima, negli anni 90, il colore, prerogativa riservata solo ai vetri più sofisticati. Ha inoltre modificato e ampliato la gamma dei modelli e dei moduli complementari, rendendo possibili soluzioni architettoniche dal design avveniristico, contribuendo al tempo stesso al miglioramento della qualità di vita negli spazi interni. La trasformazione del vecchio vetro cemento nel nuovo e raffinato oggetto di design propone oggi il mattone in vetro come prezioso e decisivo alleato di progettisti, architetti e interior designers. Le caratteristiche standard del mattone in vetro hanno per troppo tempo obbligato la fantasia creativa a rimanere relegata a schemi prefissati. Seves ha completamente ribaltato questo concetto. Il progettista può creare il proprio mattone. Esempio di questa sinergia è la Maison Hermès a Tokyo. I mattoni in vetro utilizzati per la sua costruzione sono stati progettati e realizzati in collaborazione con Renzo Piano e oggi fanno parte della Ginza Collection. La loro fusione ha richiesto interventi sulla chimica e la fisica del vetro, condizioni queste che liberano il linguaggio espressivo del progettista, permettendo lo sviluppo di superfici architettoniche con caratteristiche assolutamente uniche, dal risultato spettacolare e armonioso. Altro esempio della specializzazione raggiunta dall'attività di ricerca e sviluppo di Seves è il blocco speciale ideato dallo studio Moneo Brock per le terme di Tiberio nei Pirenei spagnoli. In questa realizzazione il mattone ha abbandonato la sua forma tipica per diventare trapezoidale, grazie ad un'inclinazione di 5 gradi delle facce, favorendo quindi il defluire dell'acqua. Innumerevoli sono gli esempi che illustrano i risultati raggiunti dalla ricerca tecnica e architettonica che Seves propone alla sua clientela. Il percorso di incessante ricerca e di continua sperimentazione offre una nuova linea di prodotti dalle superfici tridimensionali, la nuova frontiera del mattone in vetro. Prodotti ideati per arricchire la collezione Seves Glass Block e per amplificarne l'effetto visivo. Ne sono esempio il mattone in vetro con l'onda esterna che filtra i raggi luminosi, dando origine ad effetti visivi cangianti, modificando l'intero impatto estetico del materiale. Oppure i gradevoli e piccoli tasselli che compongono il mosaico, esempio del progresso raggiunto nell'ambito della lavorazione tridimensionale delle superfici vetrose. Anche il vecchio mattone ha il suo corrispettivo in 100% vetro dall'estetica pura e nitida. Vetro pieno aggiunge alle usuali proprietà di questo elemento costruttivo la trasparenza per giochi di luce inediti e suggestivi. Vetro Arredo Skin. Il vetro ancora più protagonista per personalizzare qualsiasi ambiente con giochi di forme dai colori neutri ai più decisi. Superfici di grande effetto, lucide, satinate e metalliche per rilanciare tutte le potenzialità architettoniche dell'elemento vetro. Abbiamo visto come attraverso la collaborazione tra Seves e i progettisti siano possibili interventi produttivi sulla chimica, le dimensioni, il colore, il disegno del vetro, la sua modularità, la finitura e le innumerevoli tecniche di applicazione. L'evoluzione del vetro cemento non è solo architettonica. Seves Glass Block, sempre sensibile all'ambiente, ha sviluppato un'innovativa tecnologia che permette al mattone di vetro di raggiungere un valore di trasmissione termica pari ad 1,5 watt per metro quadrato per grado Kelvin contro i 2,8 del mattone in vetro cemento tradizionale costruito senza la tecnologia Energy Saving, brevettata da Seves. Possono essere così progettati interi edifici interamente realizzati con i mattoni Energy Saving di Seves. Mattone luminescente e mattone fotovoltaico sono due realizzazioni Seves per arricchire e illuminare un'area adibita al transito di persone e veicoli senza nessun costo energetico e di gradevole impatto visivo. Seves conta 19 stabilimenti di produzione al mondo. Il principale stabilimento di produzione si trova a Firenze. Firenze, città d'arte.
Qui il sito produttivo di Seves è attivo da oltre 50 anni e i maestri vetrai vi producono, in parte supportati da nuove tecnologie e in parte interamente a mano, gran parte della produzione Seves. Qui, su una superficie di 48.000 metri quadrati, sono ubicati gli uffici direzionali e amministrativi, la progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti, la vetreria e il magazzino prodotti finiti. Un sito dinamico, sempre aperto al confronto con la rete vendita mondiale e dove le idee diventano prodotto. Ma il cuore di tutto è la vetreria, una vetreria tra le più vecchie in Firenze, dove le segrete miscele delle materie prime fondono e diventano vetro. Un percorso di produzione che racchiude una sapiente esperienza artigianale, oggi supportata dall'alta tecnologia per una produzione industriale di assoluta eccellenza. Quel vetro, ieri usato solo per dare luce, è oggi un elemento completamente nuovo, vivo, dinamico, protagonista nelle più grandi sfide architettoniche di oggi. E sempre di più lo sarà in quelle del futuro. L'elemento vetro, con i suoi meravigliosi riflessi, potrà solo stimolare la fantasia creativa per donare a chi lo utilizza vere e proprie opere d'arte. Questa è la sfida. Seves è pronta ad accettarla.